ci riusciamo sì, a vedere La questione Come è successo? Non sono i staggi ma per fare le cose che C'è anche l'attività di accompagnamento, di curare di affrontare che la Mi chiedo tempo. perché è proprio il personale. Ancora è presto, sono delle novelle cine. Allora, tu sei dopo di me. Yes. Poi vieni tu. Va bene. Poi lì e l'altro di me. Mi raccomando, teniamoci nei tempi perché poi possiamo iniziare a fare eh. il dibattito o integrare. Sì, diciamo allora tieni conto che c'è un video che io devo fare vedere sì. che dura 5 minuti E eh, resta, no? io... ah io sono 10? no va bene, avevi eh. detto 20 prima eh, sarò breve sì. ah 20 insieme, ah va bene però può... se possiamo volerlo possiamo fare da... no, no, no 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 vabbè. 10, io, sì, 10, sì, 10 vabbè, per vado me vanno bene più. un eh. eh. vi faccio segno no. sui 3 minuti aiuto tale non stressare guarda che già lo sono abbastanza Eh. Anzi, okay. fatemela a me pure. <laughs> <laughs> Ancora un minuto e iniziamo. Allora, direi di iniziare. Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco Rizzo e eh, diciamo, sono il coordinatore del progetto che andremo ad illustrare. Eh, insieme a me ci sono altri eh, cinque relatori che eh, presenteranno la loro esperienza nell'ambito di questo progetto. Io mh, diciamo, eh, farò soltanto una breve introduzione. Un po' ripartendo da do, do dove eravamo rimasti all'ultima eh, Conferenza nazionale di Statistica due anni fa. Quindi il progetto non è che eh, abbiamo, dopo la Conferenza Nazionale di Statistica di due anni fa, eh, il progetto ha, eh, è stato abbandonato. Ha, eh, il progetto è proseguito eh, coinvolgendo um, altri eh, attori. Eh, si è assestato all'interno dell'ultima riorganizzazione dell'Istat nell'ambito della modernizzazione e, eh, ed è uscito da quella fase sperimentale che era stata presentata eh, nella scorsa conferenza nazionale di statistica, fase sperimentale che aveva visto una serie di enti territoriali eh, partecipare e realizzare il prototipo del progetto stesso. E fase sperimentale che si è evoluta, si è evoluta diciamo, eh, io considero da qua fino alla fine del 2019 uno, un, una fase pilota, pilota nel senso che eh, ci servirà per eh, capire come migliorare tutta una serie di, di cose che eh, eh, andremo a discutere, che stiamo discutendo e andremo a discutere anche nei prossimi mesi. Ehm, eh, a chi è orientata questa presentazione? È orientata a delle persone che già conoscono il progetto e quindi può essere, diciamo, oggi può essere quasi un, un progress report di cosa è stato fatto. È orientata a quegli enti che hanno deciso di aderire, quindi eh, nuova adesione, che hanno già iniziato a lavorare e, ed è orientata anche a quegli enti che invece stanno riflettendo eh, co eh, come e quando aderire. Obiettivi strategici del progetto. Il progetto è un progetto ambizioso, con obiettivi pochi, chiari ed ambiziosi. E logicamente dobbiamo far sempre eh, tener conto delle risorse disponibili, sia da parte dell'Istat sia degli enti che aderiscono. Eh, però è importante avere degli obiettivi precisi perché eh, su, su quelli poi ci misureremo eh, durante il progetto stesso. Quindi uno degli obiettivi è quello di migliorare. La qualità dell'informazione diffusa all'interno del sistema statistico nazionale. Questo forse è l'obiettivo principale. Ed è uno degli obiettivi che eh, il Sistan, quindi il Sistema Statistico Nazionale, eh, ha, e l'Istat in particolare all'interno del Sistan, ha come compito. Questo vuol dire armonizzare i dati e i metadati, rispondendo per quanto riguarda l'European Code of Practice al principio numero 14, quindi coerenza e comparabilità. Armonizzare dat dati e metadati significa è il prerequisito per l'interoperabilità semantica. Forse qualcuno di voi è partecipato ad altri incontri nei giorni precedenti e eh, magari si è già accennato all'interoperabilità all semantica come base dei, eh, diciamo degli open data spinti, linked open data, no? il web semantico. Senza armonizzazione di dati e metadati. Non, uh, difficilmente si, possa, si può fare interoperabilità semantica. Una parola difficile da dire, immaginatevi da realizzare. Dopodiché abbiamo, eh, andiamo a soddisfare il, eh, il principio numero 13 del, sempre dell'European Code of Practice, la puntualità e, e la uh, timeliness, cioè la possibilità di avere disponibili i dati nel momento in cui i varianti li, li, li memorizzano nei propri sistemi di diffusione, quindi pronti all'uso senza dover a questo punto creare dei eh, modalità batch, dei file, delle tabelle, eccetera da diffondere. Ed infine andiamo a soddisfare il principio numero 15 per quanto riguarda l'accessibilità e la eh, chiarezza della, eh, del sistema stesso: in che senso? Unico punto d'accesso. Questo vuol dire che i sistemi già esistenti continueranno ad esistere, però l'utente finale, l'utente, e vedremo anche il tipo d'utente, eh, avrà un unico punto d'accesso dove poter navigare sistemi comunque distribuiti. Che tipi di utenti? Gli utenti di questo sistema sono principalmente due, volendo sintetizzare. L'utente consumer, chiunque, chiunque ha bisogno di informazioni statistiche su alcune tematiche. Ma poi utenti diciamo, istituzionali, cioè gli enti territoriali stessi, che nel realizzare i propri annuari principalmente, faticano molto ogni anno a dover mettere assieme dati di altri enti, principalmente enti nazionali. Favorire la standardizzazione dei processi di diffusione nell'ambito del sistema statistico nazionale, agevolando l'accesso ai relativi dati e metadati, questo è un altro punto forte. Quindi non solo qualcosa verso uh, gli utenti, ma qualcosa che può favorire gli enti stessi, cioè avviare questi processi di modernizzazione come l'Istat ha fatto già da tempo nei propri sistemi di diffusione. E questo vuol dire avere la possibilità di introdurre standard a livello internazionale. Ho una slide su questo standard, statistical data e metadata exchange. Perché per modernizzare i sistemi bisogna standardizzare o un'altra parola chiave, industrializzare i processi stessi. Dopodiché, processi metadata driven. Questo è fondamentale. Noi, diffondendo i dati, siamo abituati spesso e volentieri ad attaccare i, dati, quando, i metadati scusate, quando dobbiamo diffonderli. No, il processo deve partire dai metadati stessi per poter avere un alto livello di qualità stesso. Ed infine, data warehousing, cioè una diffusione che non avvenga più attraverso tabelle Excel, eh, PDF, ma dati memorizzati in un database perché sono più facilmente gestibili e no, richiedibili attraverso l'accesso appunto ai database stessi. Ed infine, contribuire sostanzialmente all'iniziativa legata agli open statistical data, all'interoperabilità eh, semantica così come dettato nell'agenda digitale ed europea. Questo è un punto che già ho sottolineato. E lo sottolineerò ancora in qualche altra slide. Quindi partiamo dall'ammonizzazione dei dati e metadati come prerequisito dell'interoperabilità semantica, così come dettata nell'agenda digitale. Cos'è l'architettura DAB? Innanzitutto, c'è da dire che è un'architettura già collaudata, perché è stata utilizzata nella, eh, nella diffusione dei dati censuari del 2011 nell'ambito del sistema statistico europeo e verrà riutilizzata la stessa architettura nel prossimo, nella prossima diffusione dei dati censuari del 2021. È un'architettura che non prevede trasmissione dei dati a un ente centrale come l'Istat, ma la diffusione dei dati è effettuata attraverso i nodi del sistema, quindi una federazione di nodi che sono accessibili proprio attraverso un'applicazione centrale che è l'applicazione Hub. Quindi non c'è trasferimento di dati, i dati risiedono dove vengono prodotti e vengono soltanto richiesti da questi nodi nel momento in cui l'utente fa una richiesta su questa applicazione Hub. Cos'è questo standard che è alla base di questo sistema? È uno standard nato già qualche, nel 2001 da parte di sette organizzazioni internazionali. È uno standard che viene utilizzato per vari scopi. Noi lo utilizziamo per trasmettere e scambiare i dati principalmente con Eurostat ma anche con il Fondo Monetario. Eh, la National Summary Data Page che esiste sul sito dell'Istat, che vede coinvolto l'Istat e il Ministero dell'Economia. E delle finanze e, e la Banca d'Italia si basa proprio su questo standard è importante perché è stato riconosciuto dalle, dalle, dalle Nazioni Unite la divisione statistica delle Nazioni Unite come lo standard da utilizzare, da preferire nello scambio di dati e metadati ed è diventato uno standard ISO ma la parte più importante è che è uno standard che ha un solido modello informativo, information model dal quale vengono derivati tutta una serie di formati, quelli nativamente SDMX, formati per lo scambio dei dati come un formato XML, SDMXML, formati per riutilizzabili da parte eh, da, dei, eh, degli statistici che utilizzano software che facilmente leggono formati CSV, standard eh, formati per i programmatori JSON, ma anche formati per il web semantico. E qua stiamo parlando di Resource Description Framework RDF, RDF Data Cube è diciamo lo standard suggerito dal v 3 c per i, i linked open data per quanto riguarda i dati statistici. E RDF Data Cube si basa sul modello informativo di SDMX, se andate a fare la ricerca su internet lo troverete. E poi lo standard per il linkaggio uh, eh, nei cataloghi, il DCAT, Data Catalog Vocabulary, anche questo si può derivare dall'Information Model di SDMX, eh, si rifà principalmente ai metadati referenziali o descrittivi trattati in SDMX. Ma non poteva essere che così l'AGID nella linea guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e ripeto, non poteva essere che così, proprio perché SDMX fornisce il modello informativo di RDF DataCube, lo suggerisce in mezzo a tutti gli altri standard da utilizzare, questo qua, diciamo, lo potete trovare a pagina 62, viene citato come uno degli standard da utilizzare. Come funzionerà? Allora, nel momento in cui un ente decide di partecipare, può adottare un'architettura, un'architettura che può scalare nel tempo. Per cui avremmo, diciamo, eh, eh, un'architettura che denominiamo wrapping, è la situazione in cui già un ente ha un proprio database di diffusione, quindi non deve fare duplicazioni di dati, ma Intorno a questo database di diffusione si costruisce un involucro, un involucro che consiste in un'architettura informatica che permette di accedere a quel database in modalità SDMX, utilizzando lo standard SDMX, e questo avviene attraverso un, uh, un sistema di mappatura, mappatura di che cosa? Mappatura del, de, dei metadati, i metadati di struttura che esistono già in questo database, con i metadati... Armonizzati a livello di hub. Poi, però, abbiamo un'altra situazione, quella che noi definiamo engineering or engineering. Engineering perché partiamo da enti che attualmente diffondono in Excel o in PDF. Bene, per partecipare all'hub bisogna diffondere attraverso organizzare i propri dati in un database. Quindi è l'occasione buona per iniziare a mettere quei dati che magari esistono già in N database. All'interno dell'organizzazione, però vengono diffusi attraverso file PDF o Excel. Quindi la possibilità di avere un unico database, un database di diffusione, un database che può essere utilizzato in futuro per trasmettere i dati ad altre organizzazioni, eccetera. Ma poi c'è quell'altro aspetto, quello del re-engineering, è anche la buona occasione, magari in forma graduale, di re-ingegnerizzare i, i sistemi di diffusione esistenti, perché magari pensati dieci anni fa. Costosi da mantenere e questo è, potrebbe essere una, una spinta nel partecipare al progetto perché, come vedremo, i tool che rendono questo sistema compatibile con l'ab sono dei tool free, open source, in cui la riusabilità del software è portata all'estremo. E poi l'Istat in questo anno ha deciso anche di offrire per quegli enti. Che hanno diciamo, difficoltà nel breve periodo, poi magari potranno decidere di portarselo anche a casa propria, ma hanno difficoltà a mettere su un'infrastruttura una modalità in cloud. E abbiamo già degli esempi, per esempio, il comune di Roma, il comune di Palermo e il comune di Brescia hanno deciso di, 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 di utilizzare questa modalità in cloud. Mentre eh, Roma Città Metropolitana ha deciso di installarsi il sistema eh, in-house. E invece in modalità wrapping abbiamo attualmente in forma sperimentale eh, la regione Lombardia, in cui viene, viene esposto l'annuario statistico della regione Lombardia in forma sperimentale. Là il wrapping se lo sono costruiti. Costruiti vuol dire, e qua questo è importante, già anche aziende private che supportano i varienti iniziano ad avere il know-how su questo tipo di tecnologia. successo. Ok, grazie. Costi e benefici nel partecipare al progetto. Allora, i costi, come dicevo pocanzi, mitigati fortemente dal riuso del software, quindi non c'è da fare investimento nel software. E sono facilmente quadrate all'interno di quelli previsti in generale per la normale manutenzione dei sistemi di diffusione. Stiamo parlando di qualche decimale? Eh? E fondamentalmente il costo è dovuto al personale, che poi è un costo, non so se è un costo o un beneficio, cioè la possibilità di far evolvere il proprio personale verso sistemi e l'uso di tool avanzati e fondamentalmente moderni. Benefici. Quindi, come dicevo pocanzi, avviare processi di modernizzazione basati su standard internazionali, riusare un'architettura metadata driven gratuita ed open source, usufruire del migliore esperienza a livello internazionale. Noi come Istat partecipiamo a miriade di task force o working group a livello internazionale quale migliore cosa che far circolare nell'ambito no, della rete diciamo del lab della statistica pubblica tutte queste best practices e esperienze e iniziare o fortificare il percorso verso gli open statistical data um, e adesso diciamo poche parole Ecco, diciamo questa è una, una slide di servizio, come partecipare al progetto. Eh, L'esperienza che abbiamo avuto di, eh, nella fase sperimentale è basata su uh, delle convenzioni con gli enti, da un punto di vista burocratico abbiamo visto che non è praticabile. Per cui abbiamo deciso una forma molto light per richiedere la partecipazione. Sul sito del Sistan... Cliccando in basso a, sinistra, a destra l'icona Hub della statistica pubblica trovate tutte le, le informazioni di in dettaglio. Però è, su, è, è sufficiente inviare una lettera d'adesione che potete scaricare dal sito stesso. E nel momento in cui si invia una lettera d'adesione, in cui si specificano alcuni, anche alcuni referenti, principalmente un referente contenutistico o statistica, o un referente informatico, si avvia la collaborazione con l'INSTAT stesso. Cosa si fa? si deve installare l'architettura di riferimento o si può scegliere la soluzione in cloud, come pr prima detto. Ed infine, per avviare proprio la partecipazione al progetto, bisognerà selezionare insieme, magari supportate dall'Istat, un insieme iniziale da tavolo da diffondere e procedere alla definizione dei relativi metadati. Quindi si entra nel vivo, le persone inizieranno a lavorare in questo nuovo ambiente per diffondere i dati. Um, per finire... Oh, non è possibile. Tanto ho finito, c'era un grazie, però <ride> innanzitutto, nel innanzitutto, per ringraziarvi per l'attenzione, volevo dare un grazie particolare alle persone che ci stanno probabilmente seguendo in streaming. E che non sono potuti intervenire qua. Che sono persone dei nostri uffici regionali che hanno dato un contributo enorme, in, soprattutto a partire da, dall'inizio di quest'anno. Mi riferisco all'ufficio regionale di Milano, in particolare a Valentina Spinelli, Alessandro Camilli, Lorena Viviano, all'ufficio di Palermo, Fabrizio Cosentino e Roberto Foderà e all'Ufficio centrale di Roma. Quindi al collega che invece sono qua hanno avuto l'occasione di partecipare, Fabio Spagnolo e Loredana Milcare e un altro che è già in ferie che ci ha dato un supporto informatico enorme che fa parte della redazione informatica dell'Istat che è Alessio Cardacino. Grazie per l'attenzione. Francesco. Ora mi spieghi qui questa volta. Avanti, prima sono non... Avanti. Avanti. Come si chiama la presentazione? Eh, opportunità, no, c'è il nome, abbate. Opportunità sì. Allora, intanto buongiorno. Eh, io mi presento, sono Francesca Abbate, eh, una collega appunto di Francesco Rizzo dell'Istat. Eh, lavoro presso la sede territoriale di Palermo dell'ufficio territoriale per la Sicilia e per la Sardegna e eh, ho insieme a Francesco, eh, diciamo con questo progetto ci stiamo un po' invecchiando perché in effetti lo stiamo seguendo insieme eh, da qualche anno e stiamo più che altro seguendo eh, i percorsi che questo progetto ha eh, intrapreso. Eh, come accennava anche Francesco nella sua introduzione, il progetto eh, nato eh, grazie eh, alla collaborazione. Dimmi Francesco. Dimmi, allora? Conviene succedere con qualcun altro andata a vedere la presentazione e fartela mettere. Trovata? Ok. okay. Continuo? Allora, quando mi ditevo, io magari. Strucco il bottone. Vado? No. Eh, dicevo, eh, abbiamo eh, più che altro seguito insieme, come vi avevo accennato, i percorsi che poi questo progetto ha eh, via via eh, avuto negli anni. Eh, partendo proprio dalla sperimentazione eh, che c'è stata grazie alla collaborazione e alla convenzione nata con alcuni enti territoriali, in particolare con la Regione Lombardia, l'Union Camere Lombardia, la Regione Siciliana e il Comune di Vicenza. Quegli anni di sperimentazione sono stati un vero e proprio laboratorio. Eh, in cui proprio è nato, eh, è nato questo modo di lavorare anche insieme, questo modo di condividere anche un linguaggio, cose, eh, termini tecnologici che non era semplice condividere eh, con eh, magari colleghi che eh, nel quotidiano si occupavano magari di altre questioni, e quindi via via eh, questi termini che oggi Francesco ha, ha risintetizzato in alcune slide eh, sono, sono diventati patrimonio comune non soltanto eh, dei colleghi appunto della sede centrale, ma sono diventate patrimonio comune di molti colleghi che lavorano. Negli uffici territoriali, eh, Francesco ne ha ringraziato alcuni e eh, li ringrazio ovviamente anch'io, eh, ma il lavoro è anche frutto eh, quello che adesso è in questo momento pubblicato nel portale del Sistan, frutto anche della fase sperimentale che ha visto il coinvolgimento anche di molti altri colleghi eh, che lavorano negli uffici territoriali che sono stati investiti della formazione, quindi di questo trasferimento di competenze che appunto è avvenuto dal centro verso il territorio. Eh, diciamo il progetto qui a Roma. In effetti è stato presentato nella conferenza eh, di due anni fa, quando eravamo nel pieno, nell'avvio del progetto di modernizzazione dell'Istat. Quindi il fatto che eh, oggi ne stiamo riparlando in una veste anche rinnovata e più matura del progetto. Eh, significa due cose fondamentalmente. La prima, eh, che eh, l'istituto crede ancora in questo progetto, un istituto che è un istituto cambiato rispetto a tre, quattro anni fa, cinque anni fa, quando il progetto è stato lanciato. Oggi, eh, un istituto che ha dei programmi strategici differenti, ovviamente rimodulati rispetto ad alcuni anni fa. Ancora oggi crede in questo progetto e quindi questo è un tassello molto importante da mettere in evidenza. La seconda cosa è che ci continuiamo a credere anche noi, che ci abbiamo lavorato sin dall'inizio eh, con la famiglia dei colleghi con cui abbiamo avviato la sperimentazione, ma anche una famiglia allargata ad altri soggetti di cui ha accennato anche Francesco, che oggi via via stanno aderendo al progetto nelle modalità che sono state presentate alla conclusione della presentazione precedente. Un appuntamento intermedio è stato il workshop che c'è stato lo scorso anno ad ottobre a Trapani. Un momento di condivisione tra l'Istat e le regioni, eh, in quella sede il progetto eh, è stato proprio rilanciato, rilanciato in una chiave eh, differente di cui adesso vi accennerò. Eh, il progetto che vede al centro le partnership sul territorio oggi, al centro la qualità e già di questo ha, ha parlato pure Francesco, ma anche è un progetto che eh, è, mh, diciamo, una delle caratteristiche del progetto è la flessibilità, perché la stessa architettura eh, che noi abbiamo diciamo, implementato quattro anni fa, cinque anni fa, oggi la stiamo riusando in tanti modi diversi, anche in una maniera tematica, cioè non è soltanto un modo di diffondere i dati. Eh, i macro dati per più temi, ma anche un modo per poter implementare dei sistemi informativi prettamente tematici e quindi esplorativi di un solo tema di riferimento. E questo è proprio un prodotto, Turismab, che si trova all'interno del portale e, ed è anche questo in una fase ancora in versione provvisoria che sarà presentato ufficialmente, uscirà a settembre, tra i prodotti ufficiali dell'ISTAT. Eh, dicevo eh, a Trapani eh, perché è stato eh, fatto il punto sul progetto e soprattutto, eh, insieme appunto a Francesco, sono stati ridefiniti un po' eh, i percorsi del progetto perché ci eravamo accorti che dopo la fase di sperimentazione. Eh, gli enti centrali, che eh, è l'ambizione vera, diciamo, quella a cui noi puntiamo, l'adesione in effetti eh, corale degli enti nazionali, cioè coloro che eh, hanno al loro interno la base informativa più potente diciamo, a livello nazionale, aderiscano al progetto poiché questa fase un po' si è rallentata. Eh, il progetto ha eh, riorientato eh, il proprio valore verso il territorio e verso quegli enti che avevano accompagnato proprio la fase di sperimentazione. Non a caso Francesco ha citato alcuni enti che hanno aderito oggi al progetto formalmente, che sono tutti enti che appartengono appunto al territorio nelle varie dimensioni geografiche. Dei costi dei benefici, ne ha parlato già Francesco, quello che mi preme sottolineare è che l'Istat, la costante diciamo, di tutte queste rimodulazioni che ha avuto il progetto, è che l'Istat è rimasta alla guida del progetto, eh, rimpostando i dialoghi con i vari partner. Eh, questo progetto, eh, un'altra caratteristica, è l'alta integrazione che possiamo leggere sotto tanti punti di vista, sia perché quando è nato è nato proprio da un'intesa inter, interdipartimentale all'interno dell'Istat, sia perché nelle modalità con cui è stato impostato da un punto di vista di valorizzazione delle risorse umane è stato un progetto integrato tra la sede centrale e il territorio. Sia perché poi questa integrazione si è estesa agli enti territoriali e in particolare alle regioni, e, e sia perché dei dati che noi eh, intendiamo pubblicare nel sistema c'è questa attenzione ne ha citato anche Francesco agli utilizzatori finali che sono sì da una parte gli utilizzatori generici del, che hanno esigenze informative, ma soprattutto c'è una particolare attenzione agli stakeholders istituzionali, in primis appunto le regioni e adesso ovviamente eh, la, eh, il segmento dei comuni. Obiettivi ne ha già parlato Francesco, quindi vado avanti. Come è articolato il portale? Intanto, il portale di cui adesso vedremo un breve video per simulare proprio la navigazione del portale, quindi entriamo un po' più nel vivo del prodotto che, eh, su cui stiamo lavorando. È articolato eh, in più eh, sezioni: quella principale si chiama Hub della Statistica Ufficiale, eh, articolata a sua volta in tre eh, sotto eh, sezioni, temi, territorio e enti. Scorrendo invece sempre la tendina diciamo, del lab della statistica ufficiale invece possiamo notare eh, gli altri eh, segmenti in cui si articola il portale, Turismab, Comune di Roma Capitale, Comune di Palermo, Comune di Brescia, Provincia di Pesaro Urbino e ASR, che sarebbe l'implementazione dell'annuario statistico regionale della Lombardia. Vediamo di prendere un po' familiarità con la struttura proprio dell'hub. Quindi andando sul portale del Sistan, eh, sulla destra, si clicca hub della statistica pubblica ed esce questa schermata eh, dove vedete sulla sinistra, come vi dicevo, ci sono i tre, eh, le tre sottosezioni temi, territorio e enti. Se noi clicchiamo sotto temi, di fatto cosa troviamo lì in questo momento? Tutto il lavoro che è stato fatto durante la sperimentazione. Notavo, l'altro giorno ne parlavo al telefono con Francesco, che in effetti in questa sezione eh, ci sono delle cose che vanno sistemate perché ad esempio ci sono i dati della popolazione residente al primo gennaio eh, di un determinato anno eh, per tutta l'Italia, per le regioni, le ripartizioni, ma c'è anche quella particolare per la Sicilia, per la Lombardia. Come vi dicevo in questa sezione c'è il risultato del lavoro fatto. Durante eh, la fase di sperimentazione. Ma che cosa salta all'occhio in questa parte del lab che noi poi non abbiamo più lavorato? Perché ci siamo dedicati, appunto quello che vi dirò adesso, a trattare invece le fonti nazionali in chiave eh, territoriale. Quello che emerge è uno dei valori del, di questo mh, sistema di diffusione che è l'aggiornabilità automatica dei dati, che non è un elemento banale rispetto ad enti che vogliono promuovere l'informazione statistica sul territorio per il territorio che da sempre hanno avuto a che fare col problema dell'aggiornamento annuale delle proprie basi dati. Se noi infatti oggi andiamo ad aprire... Una, una tavola della popolazione famiglie, notiamo che ad esempio la popolazione eh, al 1 gennaio 2017 è caricata sull'Hub, ma non ci ha lavorato nessuno di noi, ci, ci chiediamo perché in effetti nessuno di noi più ha lavorato a quella tavola in particolare, però siccome quella tavola eh, è sostanzialmente un piano di spoglio del data warehouse dell'ISTAT che è stato adeguatamente modellato e mappato in SDMX una volta che l'Istat ha aggiornato i propri dati nel proprio data warehouse, l'aggiornamento è stato automaticamente caricato anche nella tavola della sezione del lab della statistica pubblica. Può sembrare una, una piccola, una, un piccolo vantaggio, moltiplicatelo per tutte le tavole. Che vengono estratte dalla base dati di i.stat e vedete quanto meno lavoro comporterà in futuro l'aggiornamento eventualmente di una base informativa a valenza territoriale. Eh, andiamo avanti. Eh, se invece clicchiamo nella sezione Territorio, li troviamo una sorta di disegno del potenziale annuario statistico regionale di una regione tipo. In questo, anche in questo caso c'è l'eredità della sperimentazione e non a caso ci sono infatti soltanto tre territori indicati in questo momento, cioè la Sicilia, la Lombardia e la provincia di Vicenza, che poi è il comune di Vicenza, che erano i soggetti eh, che hanno partecipato alla sperimentazione. Quello che eh, preme invece focalizzare è l'area... Enti, cioè il lavoro eh, verso cui si è orientato il nostro impegno da Trapani in poi, cioè da eh, sostanzialmente ottobre dello scorso anno. Ci siamo accorti che, per dare valore al partner territoriale, quindi una mano sostanzialmente alla costruzione di un sistema informativo a Valenza. Territoriale, ma completo da un punto di vista dei temi di interesse che un ente e regione poteva avere, dovevamo cominciare ad esplorare quelle fonti nazionali nell'attesa che queste possano aderire direttamente al progetto dell'Istat. E quindi abbiamo preso in esame eh, le fonti nazionali di sette ministeri, l'Agenzia per la coesione territoriale, l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Banca d'Italia, l'INPS, il CONI e l'ACI. Come vedete, fonti anche molto diverse tra di loro, che grazie a quegli strumenti di cui parlava Francesco, di quei tools, di quegli strumenti che sono stati anche implementati dai colleghi informatici in questi ultimi mesi di lavoro, ci hanno consentito di poter. Eh, non solo selezionare ovviamente quelle informazioni di tipo di carattere rilevante, ma anche modellarli e mapparli in modo molto più agevole rispetto a come facevamo durante la fase di sperimentazione. Questa è proprio la parte del portale. All'interno dell'hub, eh, come vi dicevo, esiste una sezione particolare che è questo hub del turismo. Questo è un lavoro nato da una lettera di intenti tra noi ufficio territoriale, l'ufficio di statistica della regione, l'osservatorio del turismo sul tema proprio del, eh, della costruzione di un sistema informativo trasversale sul turismo. Questo progetto è nato grossomodo negli stessi anni in cui noi abbiamo iniziato a lavorare al progetto del Lab della Statistica Pubblica. Per questa ragione abbiamo deciso di utilizzare la stessa piattaforma informatica. Qual è il valore di questo progetto? In, in sostanza questo progetto sintetizza il cuore eh, del lab in questo momento, cioè è un progetto che ha più temi di riferimento, utilizza dati di fonte nazionale dell'Istat, utilizza dati di fonti nazionali altri enti Sistan e utilizza anche dati di fonte regionale, quindi fonte locale. Eh, noi abbiamo utilizzato alcuni strumenti per mettere sempre la qualità al centro del sistema. Esattamente una scheda peer review di sondaggio verso gli assessorati, in particolare beni culturali, territorio, ambiente e agricoltura, che sono stati poi fornitori di alcuni dati. E abbiamo costruito anche un template qualità per eh, monitorare e validare quei dati leggibili ai fini del sistema. Vado avanti eh, perché vi volevo far vedere: ehm no, scusate. Dovrebbe partire adesso eh, un video, però non lo vedo partire. Qui perché non parte il video? <ride> perché dovrebbe partire un video eh, che fa vedere la visualizzazione del, eh, del lab. Ecco si sta partendo. Allora, vediamolo un attimo velocemente. Temi. Eh, se noi prendiamo qui, questi sono l'albero dei temi come vi dicevo. Di punto stat, Territorio, Lombardia, Veneto e Sicilia. Eh, andiamo sotto enti e vediamo che ci sono gli enti. Questa è proprio la simulazione della navigazione nel portale. Credo che non l'abbiamo mai vista. Allora, per evitare problemi di connessione, ho fatto questo piccolo video. Eh, anzi ringrazio il collega Emanuele Toscano che tra l'altro è anche un collega che ha partecipato in passato al progetto, che mi ha aiutato anche nella realizzazione di questo video. Il, il vantaggio di un sistema di diffusione qual è? La flessibilità nel poter modulare le tavole come meglio si crede. Noi stiamo andando in sotto criteri, selezionando la frequenza, il riferimento territoriale, le variabili e questo è un modo di visualizzazione. Possiamo sistemare meglio questa tavola certamente, riorganizzando le, i dati, le variabili, o il periodo tra asse orizzontale e asse verticale per poter riadattare la tavola ad una visualizzazione differente rispetto a prima. Eh, noi abbiamo preso un dato di fonte ISPRA, cioè la produzione regionale dei rifiuti speciali. È un dato di fonte nazionale che abbiamo considerato leggibile ai fini del sistema, l'abbiamo modellato e mappato in SDMX e questa è la visualizzazione. Possiamo prendere anche una, la fonte infatti è lì riferita. Possiamo prendere anche un dato del Ministero della Giustizia, ad esempio i detenuti presenti per classi di età, questo è un dato annuale eh, e può essere visualizzato così, la visualizzazione in questa maniera non ci piace, allora possiamo anche modificarla con due semplici clic, eh, andare su ok e quindi c'è la visualizzazione della tavola che ha una, eh, una diciamo, articolazione per regione, possiamo sistemarla ancora meglio e questa diciamo, può essere la visualizzazione definitiva della tavola. Se prendiamo invece un, un altro esempio di eh, tavola, possiamo andare al Ministero degli Interni, anagrafe degli italiani residenti all'estero. Eh, in questo caso l'indicatore sono soltanto due: il numero di iscritti e il numero di famiglie. Anche qui possiamo, in questo caso abbiamo una tavola molto più complessa, perché è una tavola per province, cioè il dato è disponibile a livello provinciale, e quindi ovviamente la tavola è molto più lunga diciamo, rispetto a quelle che abbiamo visto prima e questa è tutta la tavola di riferimento andando eh, quindi questo diciamo è tutta la visualizzazione della tavola e sotto c'è la fonte Ministero dell'Interno se vediamo invece dall'area ehm, Turism Hub vediamo se andiamo su quella ecco, vi dicevo cliccando lì abbiamo Hub del Turismo Sicilia, in questo caso stiamo entrando quindi in un sottosistema sempre dallo stesso punto di accesso e in questo caso qui abbiamo l'articolazione in cinque eh, sottotemi. Se prendiamo la prima tavola nella sezione agriturismi, vediamo che questa è una tavola che è stata invece desunta dalla Regione Siciliana dall'assessorato agricoltura. Quindi in questo sistema, come vi dicevo, sono presenti tutti i tipi di fonti che dentro un annuario statistico ci stanno: cioè le fonti, fonti nazionali, fonte Istat e fonte locale. Questa è una tavola per comune. Eh, fornitaci dall'assessorato all'agricoltura. Eh, Francesco mi dice di chiudere, quindi io chiudo, eh, semplicemente dicendo che eh, la sperimentazione, l'esperienza diciamo, di condivisione continua che ha caratterizzato questo progetto, ma anche mh, la comprensione di cambiare rotta in alcuni momenti del percorso, ha dato il vero valore a questa iniziativa perché, ripeto, ancora è presente dentro il nostro istituto, ha tantissime potenzialità, pertanto quello che è il nostro augurio è che dall'esperienza che stiamo continuando a condividere con chi poi questi prodotti eh, li vuole utilizzare in primis, quindi c'è diciamo anche un rapporto diretto con gli utilizzatori di questi dati, l'auspicio è quello che il progetto possa sempre crescere, arricchirsi soprattutto di nuovi soggetti come già sta avvenendo nella componente comunale che è un, dato, un elemento importantissimo anche in previsione dei censimenti permanenti della popolazione. Nei prossimi anni avremo la disponibilità di tantissime informazioni a base comunale, quindi che già i comuni si comincino ad attrezzare di un sistema di diffusione, questo secondo me può rappresentare una vera opportunità per il sistema paese. Grazie per l'attenzione. Buongiorno a tutti. Il, sono Giuseppe Nobile. Il mio ruolo è quello di dirigere l'Ufficio di Statistica della Regione Siciliana. E rispetto a quanto sapientemente esposto finora, noi, eh, qui io riporto il punto di vista dell'ente dell territoriale che ha partecipato sia alla fase sperimentale sia alla fase attuale. Che in certa misura è ancora sperimentale e che eh, diciamo, può raccontarvi cosa, cosa, quali sono stati i problemi, quali sono stati i vantaggi e come noi abbiamo vissuto questa, questa collaborazione. Eh, il tasto da. è quello superiore? No. è quello a destra, sì. Ah, ecco. Era capovolto. <ride> ok, e, um, i punti del mio intervento sono questi. Eh, cosa abbiamo, come abbiamo affrontato la fase pilota eh, all'inizio, la fase sperimentale, anche, come dicevo, il ruolo della Regione Siciliana come nodo locale. Eh, questo può essere di interesse per quanti appunto eh, enti del sistema. Oggi sono qui a seguire questa nostra, questa nostra presentazione e anche la discussione successiva. E, il nostro punto di vista che è molto legato all'annuario regionale per come prima lo realizzavamo e per come ora intendiamo, eh, intendiamo modificarlo e, e innovarlo e, e poi le opportunità che si creano, eh, che sono molte anche al di là delle cose già fatte e che noi cercheremo di sfruttare in pieno. E la regione siciliana ha siglato una convenzione, cioè un modo vecchio, come si diceva prima, di aderire al progetto e che adesso è stato appunto cambiato in una formula molto più agile, molto più gestibile con una semplice, diciamo, con una semplice adesione, un modulo scaricabile, eccetera. La convenzione comunque è stata fondamentale perché era eh, ben articolata, ci, ehm, ci abbiamo messo dentro diciamo, tutte le nostre esigenze, aspettative, diciamo, abbiamo avuto già dimestichezza allora nei confronti che si sono creati, De dovete pensare che eh, ha avuto una gestazione di mesi, non è stato facile diciamo, produrla e, e ci ha hm, coinvolto parecchio. La convenzione fu firmata nel novembre del 2014 e hm, c'erano molti parti cioè mi pare 5 o 6 partner territoriali, tra cui la regione Sicilia e la regione Lombardia che seppure diciamo, ai punti estremi dell'Italia qualche volta collaborano e diciamo, eh, um, senza il, il, un terreno comune di confronto e di elaborazione e di, eh, eh, elaborazione, di eh, sviluppo delle nostre idee che è il, il Cisis tutto ciò magari non sarebbe nato perché e eh, qui mh, eh, faccio una, una finestra di, di marketing non so, su che cosa è il CISIS, sull'importanza appunto del coordinamento interregionale degli uffici di statistica, eccetera, perché insomma eh, è una sede che eh, ha permesso di confrontarci e di dare questi risultati. E, dunque l'idea era di realizzare un sistema di diffusione di macrodati federato. Quindi, la possibilità di mettere insieme dati di fonte nazionale e dati di fonte di altri enti è una, un unico sistema di eh, mappatura, eh, verifica, eh, controllo, eh, creazione di metadati e in una certa misura anche eh, autoanalisi all'interno dei nostri enti su ciò che era disponibile, sulla, sulle, sui giacimenti di archivi amministrativi che potevamo sfruttare. Quindi diciamo, è stato un momento anche per noi di crescita in questa direzione. E, e, la, la, le, diciamo, la collaborazione ha, ha avuto eh, ovviamente come fulcro l'hub centrale per l'interconnessione, eh, dove sono state, eh, si è aperta la possibilità di, di confronto e, e razionalizzazione. E realizzazione di sinergie e poi la partecipazione all'architettura informatica, e la verifica della qualità dei dati, come dicevo, e il corredo di metadati che anche noi abbiamo imparato a, a, a seguire e a realizzare, e l'opportunità di migliorare la tempistica, la diffusione dei nostri prodotti, che era in realtà l'obiettivo che più egoisticamente ci muoveva come regione. Quindi eh, le fasi sono queste. Eh, la prima, diciamo in questa fase pilota ovviamente è importantissima la predisposizione dell'architettura informatica, tutto ciò che è stato detto prima per quanto riguarda eh, la formazione tecnica e l'installazione dei sistemi eh, di diffusione e modellazione, la mappatura dei dati, eccetera. Quindi la fase 1 e 2 certamente quindi anche l'installazione e la configurazione di SDMX. Eh, certamente con un ruolo centrale dell'Istat. La fase 3, invece, creazione, configurazione e popolamento dei database, ha visto un forte coinvolgimento e eh, la, la formazione dei, dei nodi locali, eh, appunto, la, la distinzione fra l'hub centrale e i nodi locali che si è detto prima. Eh, noi, come nodo locale, eh, abbiamo partecipato, come, come dicevo prima, abbiamo anche provato a imparare un po' di cose e siamo eh, stati diciamo, coinvolti pienamente nelle attività eh, con qualche criticità di cui dirò dopo. Però voglio qui sottolineare che ancora, ci sono ancora delle fasi de da sviluppare che non sono secondarie, come la definizione del progetto di comunicazione e la predisposizione e implementazione dei servizi all'utenza, su cui ovviamente... E ci possiamo sbizzarrire perché lì eh, ovviamente entrano in campo esigenze anche degli enti che partecipano, dei vari eh, nodi, nodi locali e si può eh, creare una situazione abbastanza, diciamo, di, eh, una situazione variegata rispetto a questi due temi e anche, eh, se, se è il caso, di eh, scambio di buone pratiche perché su questo continueremo a confrontarci. Il ruolo del nodo locale quindi è stato, nella fase più di mappatura e di modellazione, quello di selezionare in collaborazione con Istat i contenuti da diffondere. Quindi per la Sicilia l'Istat ha reso disponibile un'area un in cui caricare i dati di fonte regionale, nella fase sperimentale c'è stata una forte collaborazione con la sede territoriale dell'Istat. E della Sicilia ed è stato possibile armonizzare i dataset e immettere i dati nei network, ehm, rendendoli navigabili attraverso il Lab. Lab è, stato, è diventato un punto d'ingresso eh, per l'accesso ai dati prodotti dalla regione, come si eh, sottolineava anche prima, e, e quindi è diventato un vero e proprio portale. E, le criticità: abbiamo avuto eh, nella fase di modellazione e inserimento. Eh, come tutte le azioni sperimentali abbiamo anche riscontrato alcuni risvolti di criticità. E, il, il primo, il versante diciamo, delle risorse umane. Purtroppo la Sicilia non ha potuto assicurare la continuità nell'impiego delle persone inizialmente assegnate e ne è derivata una dispersione di competenze. Eh, L'altro problema è il limite di comparabilità. I dati di fronte e di fronte regionali non sono. Stati sottoposti a verifica dei requisiti di qualità, e ehm, diciamo, questo ha reso in alcuni casi difficile, eh, la, diversità, cioè, la diversità di definizione e codifica ha reso difficile la mappatura e modellazione. E, mh, le indicazioni conseguenti sono una necessità di formare risorse, questo va, va detto per, per ehm, le, le, le future collaborazioni. Formare risorse umane dedicate eh, con continuità al progetto e definire ex ante il processo, eh, il percorso di accettazione dei dati. E quindi eh, una fase tecnica essenziale, specifico di, di specifico adeguamento al tipo di fonte che si, che si usa e che si vuole sfruttare. Quindi ehm, i requisiti di qualità. Eh, si sono così un po' scontrati con eh, le esigenze della regione, abbiamo dovuto fare un confronto fra quelle che le, le, erano le nostre aspettative rispetto a questo strumento e i, diciamo la, la base di dati che si voleva utilizzare. La Sicilia mh, a, intende, intendeva realizzare una, un, un annuario statistico regionale innovativo, completamente innovato nelle forme e anche nei contenuti, automaticamente alimentato per le parti di fonti istat o extra regionale e adeguatamente migliorato per quanto riguarda la verifica della qualità nelle parti di fonte regionale. Questo obiettivo è ancora da realizzare in pieno, da completare, ma nel frattempo abbiamo ottenuto già dei vantaggi. Eh, il, quello di cui parlerò adesso appunto sono i vantaggi che abbiamo conseguito a partire da, da che cos'era prima. Insomma, la situazione ex ante è che noi facevamo una, un annuario regionale eh, di cui avete qui una tabella e che eh, rispetto, e quindi, eh, con pubblicazione anche su pagina web eh, del, dei file in Excel, eccetera, una, nella, nella diciamo, veste tradizionale. L'obiettivo era di, ehm, per ogni tema dell'annuario, ehm, eh, costruire una tabella siffatta, cioè una, una serie storica sui dati regionali, una eh, disaggregazione provinciale solo dell'ultimo anno e poi un confronto con le ripartizioni. Questo è il dato sulla variabile della popolazione residente, per darvi un esempio. Questo format si, si, ri si ripeteva per tutti i temi. Ehm, con eh, l'onere di scaricare dai vari siti tutti i dati disponibili, un lavoro da ripetere annual annualmente, eccetera. Il eh, eh, passaggio quindi, eh, che si crea ora, ciò che si è reso disponibile, e in particolare nella sezione territorio di cui ha parlato prima Francesca, è qualcosa del genere. Cioè eh, intanto, questa è, eh, per fare un esempio, ho riproposto la, la, la tabella della popolazione residente. Intanto lo stesso volume di informazione del vecchio format, ma in più l'interazione dinamica che e può, eh, consente, consente l'estensione al cubo delle stesse informazioni, con lo strumento appunto della, mo, molto, molto flessibile della, dello scambio fra righe e colonne delle varie... Eh, variabili e dei vari ehm, ehm, criteri di ehm, rappresentazione temporale del fenomeno ci dà molte più possibilità rispetto alle vecchie tabelle dell'annuario e poi eh, fatto non secondario l'aggiornamento online della base dati da parte di Istat almeno per questi dati e eh, per, eh, quindi la popolazione per quella eh, considerevole percentuale di Base informativa che è costituita appunto dagli annuari e che è in gestione da parte dell'Istat. Eh, quindi, eh, questo è eh, l'esempio appunto della tabella, eh, continuando appunto a, a illustrare i vantaggi di, di, della, della situazione attuale, quindi del, della sezione territorio di, questa, di questo portale uno dei vantaggi è quello che diceva anche prima Francesca cioè l'aggiornamento cioè la, la tabella è stata inserita eh, nel 2015 dalla, dagli operatori del nucleo locale eh, del, nucleo, del nodo locale l'aggiornamento 2016 si è determinato in automatico grazie all'aggancio della tavola ai piani di spoglio predisposti per i punto stat eh, eh, taglierò subito perché ho solo due slide, quindi non allarmatevi. Quindi ciò non avviene per i flussi di fonte regionale. Quindi gli enti non istat aderenti al progetto devono caricare i relativi dati e metadati e curare il rilascio degli stessi. In più, come si diceva anche prima, eh, vi è la sezione eh, enti, dove eh, tramite l'accesso al portale e eh, eh, quindi anche l'utente della, della Sicilia può Accedere a differenza di prima a una, un, un volume aggiuntivo notevole di informazione, in questo caso la tabella riguarda i rifiuti come l'esempio che ha fatto Francesca, è eh, prima utilizzato, e questo dato veniva prima utilizzato solo parzialmente, eh, proprio perché non c'era quella flessibilità che dicevo prima, la possibilità di estendere al cubo le informazioni disponibili. Quindi da ultimo ho creato questa tabella per dare un po' il quadro della situazione. Cioè si determina anche per il nodo locale, eh, si determinano diverse possibilità di fruizione, di fruizione che sono un po' elencate qui. Cioè, per i dati di fonti Istat, l'acquisizione al lab secondo il piano di pubblicazione nazionale, la possibilità comunque di concordare l'interfaccia grafica e le funzioni di navigazione. Per i dati di entisistan non aderenti, ovviamente l'acquisizione secondo i relativi piani di pubblicazione. E a carico di Istat la modellazione il caricamento il della e verificare la qualità. E per quanto riguarda il nodo locale l'acquisizione eh, al lab di dati prima non contemplati nel nostro annuario. Infine per quanto riguarda i, gli enti, i sistema aderenti, tra cui anche noi, l'acquisizione secondo i nostri piani di pubblicazione, a carico di ciascun ente, quindi la, mo, la modellazione e il caricamento, acquisizione eh, l'ultima cosa è l'acquisizione al lab secondo criteri da condividere. Gli effetti complessivi sono ovviamente di maggiore integrazione e acquisizione ehm, e ehm, diciamo, armonizzazione del sistema. E poi eh, migliori performance soggettive anche per quanto vi riguarda il nostro stesso ente, per come vi dicevo. Quindi la capacità di eh, essere consapevole del, dei giacimenti di dati che noi, di cui noi disponiamo e, un notevole miglioramento nella capacità di organizzarli, modellarli e, e diffonderli. La, sui metodi di diffusione e sugli strumenti appunto, di comunicazione c'è ancora un fronte su cui avanzare, su cui penso che non mancherà collaborazione con i soggetti che finora hanno collaborato a questo progetto. Bene. Ah, no. che rica... eh, buongiorno, io sono Lia Coniglio e coordino l'ufficio territoriale per la Lombardia. Eh, sono uno degli attori del Sistanab sin dalla sua genesi, sin dalla sua origine, eh, ma ancora prima appunto del, della partenza di Sistanab, eh, la collaborazione con Union Camere Lombardia e Polis Lombardia, prima Regione, poi Polis e poi Polis, ha in realtà radici, radici antiche. Eh, antiche perché ci siamo ritrovati... Devo dire sempre di comune accordo, guardo, guardo i miei colleghi, sempre di comune accordo nelle scelte. C'è cioè, un obiettivo comune eh, che era proprio quello di eh, dare a tutti i nostri utenti specializzati, non specializzati, quindi un'utenza diciamo eh, come dire, eh, specifica o attrezzata, come potrebbe essere quella accademica, oppure l'utente... Eh, eh, l'utente diciamo, di base deve offrire un, dei, dei dati eh, che dessero eh, una visione quanto più integrata e completa della delle, dei dati della Lombardia. Allora. Eccolo qua, e, mh, quello che vi farò vedere alcuni concetti. In realtà li riprendo, li avete già visti, quindi su quelli vado abbastanza veloce. E, quello che mh, volevo farvi vedere è partire prima dall'annuario e con alcune sue caratteristiche e come l'abbiamo diffuso, perché l'annuario ha subito un'evoluzione proprio recentemente, e poi come eh, il nuovo annuario si colloca all'interno di SistaNab. Allora. Eh, velocemente, quindi vi dicevo è una, una vecchia collaborazione, è già matura, ha già compiuto i 18 anni. Eh, in realtà eh, siamo anche noi regolati da una convenzione che se viene sempre rinnovata, adesso la dobbiamo rinnovare per il, triennio e per il prossimo triennio. Eh, alcune caratteristiche, il sito: quindi parliamo di tavole che sono sia su supporto eh, digitale, diciamo in pratica sul sito, che sia anche su supporto cartaceo una versione in inglese e in italiano è una cosa su cui ci tengo proprio il piacere di dirlo eh, la generazione degli annuari provinciali quindi con focus particolare perché comunque tanti dei nostri eh, utenti sono utenti territoriali quindi al di là del dato regionale è sicuramente importante eh, eh, ovviamente abbiamo anche il dato comunale però il fatto di avere aggregazioni anche di livello inferiore allora eh, scusate sono andata indietro allora, in, in pochissime parole, le caratteristiche sono quelle. Dal 2016 non facciamo più il volume cartaceo per una questione anche di, eh, come dire, di bilanciamento dei costi, ma è sempre disponibile sul sito e scaricabile in formato editabile. Parliamo di più di 1200 tavole eh, con grafici, con cartine, con indicatori, con graduatori regionali, con confronti eh, anche europei, eh, con le maggiori, eh, le maggiori regioni europee, almeno quelle. Più vicina a Lombardia per caratteristiche socio-demografiche socio eh, e di impresa. Quindi il nostro obiettivo: eh, scusate, l'aggiornamento dei dati è continuo, quindi ogni mese abbiamo un aggiornamento di tavole e le mettiamo in evidenza, come poi vi farò vedere. Quindi obiettivi di carattere divulgativi, promozionali, ma anche scientifici. E eh, per noi, appunto, la comunicazione, cioè l'utilità dal punto di vista del nostro utente, la mettiamo sempre messa al primo piano. Non ho ancora evidentemente capito come si va avanti. Ecco, allora piccole scusate sulle fonti, piccolo focus perché comunque è un discorso poi molto comune eh, con, eh, con, con la statistica pubblica. Eh, chiaramente l'istituto eh, ha una forte percentuale di presenza. Ehm, eh, I ministeri, ovviamente, quindi i dati di carattere centrale. Anche questo è un punto di collegamento, come già avrete visto, con l'A. e eh, altri fonti eh, SISTAN e non SISTAN, eh, però ovviamente con un'attenzione un particolare alla qualità. Non è che noi prendiamo semplicemente la fonte così com'è, ma ne vediamo anche la validità e, e prima di pubblicarla, prima di metterla sul, eh, sul sito. Eh, ovviamente i confronti regionali eh, sono, sono, diciamo, fanno parte. Da, da padrone, però, eh, però appunto quando parliamo di confronti ci eh, sono anche quelli all'interno del, della regione. E sono tavole scaricabili in Excel e PDF. E Considerate che, mh, dato che la data inizio è il 1999, ormai abbiamo una de delle serie storiche di tutto riguardo che permettono quindi proprio un'analisi dettagliata. E per evitare problemi di collegamento ho messo su eh, delle, delle videate già precostituite, però vi, eh, vi invito ad andare, ad andare sul sito a vederlo. Questa è la nostra home page, e vedete appunto vabbè, chi siamo linee guida e poi vedete come è possibile scendere di livello territoriale con eh, dati lombardieri, le province, i comuni, le regioni, le regioni europee e poi la creazione degli annuari provinciali. Invece a sinistra vediamo appunto eh, gli indicatori di sintesi, le graduatorie regionali, abbiamo preferito proprio creare un focus metterle da parte e poi sulla comunicazione noi abbiamo, appunto, vi dicevo, le, ma adesso ve le faccio vedere, le pubblicazioni scaricabili, una newsletter mensile dove mettiamo quelli che a nostro parere sono i dati più importanti eh, che sono stati diffusi. Eh, vado velocemente e sono stati diffusi e c'è poss la possibilità anche di segnalare eventuali anomalie e vado velocemente questo appunto è un, diciamo, un esempio degli indicatori e abbiamo preso gli indicatori appunto mh, diciamo la, la base diciamo, quella degli indicatori questa è invece è la pagina dove si possono scaricare in pdf le pubblicazioni e quindi sono già pronte per l'uso velocemente ci siamo evoluti, perché ci siamo evoluti? perché ehm, sia questa possibilità di scaricarlo semplicemente in PDF e in Excel ci sembrava un po' limitativa, ma sia perché abbiamo arricchito per esempio la parte dei filtri, eh, le esportazioni, eh, la cartografia, l'abbiamo migliorata e per fare questo ci siamo collegati a una piattaforma utilizzata da SatLom, adesso vi faccio vedere cos'è questo prodotto, per cui c'è stato anche lì un utilizzo già di una sperimentazione avviata. Eh, però nel cambiamento eh, è vero che abbiamo migliorato però alcune cose le abbiamo mantenute stabili perché secondo noi sono dei punti di forza del prodotto e eh, quindi la generazione degli annuari provinciali, versione bilingue l'interrogazione per territorio e gli opuscoli digitali ornali che vi ho fatto ben a vedere e quindi sempre per un'utenza diciamo eh, che ha più, più eh, di, diverse caratteristiche eh, ci siamo scontati con criticità, non che alcune mh, ancora in via di risoluzione, non tutto è andato ovviamente liscio ma lo siamo. Controlli puntuali sulle tavole e sui metadati. E la visualizzazione per tavole complesse non sempre è ottimale, ma ci stiamo lavorando su, ovviamente tutto questo ha avuto un costo. E, e anche le, i test sulle funzionalità sono stati abbastanza onerosi proprio per garantire un prodotto eh, quanto più possibile efficiente. E, due parole su Stat Lomb, eh, perché è un prodotto della regione Lombardia che si basa su questa piattaforma Spod eh, di mh, open source eh, che che, eh, appunto permette la divulgazione di dati anagrafici, statistici ed edografici c'è la possibilità di aggiornamento machine to machine da dati i.stat ed, ed Eurostat e sono dati che la regione Lombardia utilizza praticamente quotidianamente per la sua programmazione e la sua eh, operabilità questo è solo l'home page vi do solo questo perché spero così almeno di suscitare un po' di curiosità e di andarlo, di andarlo a visitare e vedete appunto tanti, tante aree sono proprio quelle dell'istituto, il BES dell'ISAT e poi gli indicatori 100% Lombardia. Provo ad andare avanti, non va. Chiedo aiuto. <ride> Eccolo qua. Era allora ehm, il nuovo SR di cui vedete lì il sito ma non è ancora pronto ecco sarà a settembre proprio perché quelle criticità ci hanno, ci hanno, mh, ci hanno assorbito più tempo del previsto eh, però quando poi sarà pronto abbiamo intenzione di fare un po', un po di eventi e di presentazione ah, avrà questa home page vedete abbiamo anche migliorato la grafica e eh, ovviamente le caratteristiche sono rimaste le stesse alcune linee eh, diciamo sono vincite Taglio subito, vado velocemente. Questi sono la pagina, eh, ci tenevo a farvele vedere degli annuari provinciali. Poi vediamo: questo è un po', questi sono gli indicatori per esempio derivanti da Eurostat. E, e questo è un esempio di tavola, un po' come si vede. E, mh, Vado velocemente. Collegamento con l'Hub della Statistica Pubblica. Eh, L'Hub è nato dagli annuari, cioè nel senso che si è partiti non da zero, dall'anno zero, ma si è partito su un'esperienza maturata e, e, e anche che ha avuto successo. E, mh, sui benefici, appunto, per esempio, parto proprio dall'ultimo, eh, non solo le, le buone pratiche, ma anche una, eh, uno sviluppo di competenze che ciascun ente si è ritrovato. Poi la riusabilità il collegamento col nuovo annuario e eh, la continuità di un'esperienza che ha dato i suoi frutti. E, vabbè, cosa, questa la potrei anche saltare, vi è stato già detto, cosa abbiamo fatto nella fase di sperimentazione e cosa stiamo facendo adesso eh, con i colleghi che sono stati prima nominati e che, ri, e che ringrazio anch'io. E, eh, in, in Lombardia quindi vediamo non solo i tre enti, Polis, Union Camere eh, ovviamente e ovviamente l'Istate Territoriale, ma anche eh, il Comune di Brescia e la futura adesione del Comune di Milano che ha già dato il suo assenso e eh, che probabilmente entrerà nel 2019. Il collegamento con la SR è in fase di sperimentazione, ma c'è. Sicuramente anche questo collegamento ha creato dei problemi, primo fra tutti quello dell'armonizzazione. Dietro ogni eh, metadato, dietro ogni dato c'è un problema poi di codifica, questa codifica deve essere univoca e noi, questo vi posso assicurare non è stato di poco conto. E, però noi, mh, noi ci crediamo a tutti i punti che vedete, sia la, co la cooperazione che il focus sui dati di competenza dell'ente. Vi farò vedere adesso questo è il sito, quindi che già però avete visto visto, questa l'avete già vista e eh, questa invece vi volevo far vedere per esempio un esempio di tavole del Comune di Brescia dove trovate eh, mh, sono solo queste quattro tavole però dove trovate i dati addirittura per quartiere, quindi questa è la possibilità che noi viene data al Comune di Brescia di eh, estendere ancora di più eh, ad un'utenza ancora più ampia e più varia dati, dati del proprio territorio eh, e questo invece è il link con eh, all'annuario dove trovate la tavola che avete visto prima la trovate, eh, la trovate identica anche qui, è in una fase di sperimentazione, dobbiamo risolvere ancora altri problemi, però la cosa buona è che è anche questo aggiornato continuamente, quindi, quindi diciamo è un prodotto in, collegato. E, mh, io ringrazio appunto vi dicevo tutti i miei colleghi, permettetemi i colleghi del, dell'ufficio di Milano Camilli, Spinella e eh, Lorena Viviano, e poi anche i, i nostri partner Polis Lombardia e Union Camera Lombardia con la quale abbiamo anche condiviso ovviamente questi contenuti. Grazie dell'attenzione. Buongiorno a tutti, sono Letizia Giarrizzo dell'Ufficio di Statistica di Roma Capitale. Eh, anche noi abbiamo aderito al progetto Hub della Statistica Pubblica e adesso vedremo quali sono, ecco, quali sono, qual è stata la nostra esperienza e quali sono le evoluzioni. Okay. Eh, L'Ufficio di Statistica di Roma Capitale ha tra i, su tra le sue, i suoi compiti: mh, quello di eh, elaborare, produrre e diffondere i dati. Attualmente i dati vengono eh, diffusi quasi esclusivamente attraverso il sito di Roma Capitale, attraverso delle sezioni che sono quelle che vedete sotto, che sono i numeri di Roma Capitale, analisi dei dati statistici, pubblicazioni e open data. Si tratta prevalentemente di dati di fonte amministrativa. Ehm... Vediamo nel dettaglio. Eh, I numeri di Roma Capitale è una sezione che contiene i dati relativi alle principali caratteristiche di Roma Capitale e sono suddivisi per tematica e per municipio. Andando a cliccare sulla sezione tematica possiamo visualizzare per tutto il comune di Roma eh, il, alcune, le caratteristiche che riguardano quella che tematica, che sia ambiente, anagrafe, benessere economico e tutte le caratteristiche principali del comune. Andando invece a cliccare sulla sezione municipio, che, sono, che è quella lì a destra, per Ciascun municipio eh, ci sono sintetizzati i principali dati eh, che riguardano tutte le tematiche eh, che sono previste. E questi dati sono rappresentati attraverso dei grafici o dei cartogrammi che sono di facile interpretazione. Nella sezione invece analisi dati statistici sono contenuti i cosiddetti approfondimenti, che sono eh, appunto delle, eh, delle piccole relazioni, insomma, che contengono i dati in maniera dettagliata che riguardano sempre le principali tematiche di Roma Capitale. Tutti questi approfondimenti sono correlati, eh, da, eh, per, per ciascuno di essi, sono, sono forniti i dati in formato digitale aperto, in formato Excel o ODS. Eh, le pubblicazioni, eh, la sezione pubblicazioni contiene eh, tutto quello che l'ufficio di statistica produce, le più recenti sono quella del, del BES, benessere eco e sostenibile di Roma, la pubblicazione storica che è quella dell'annuario statistico e eh, un'altra ad esempio è quella del rapporto statistico in collaborazione con città metropolitana. A partire da marzo 2016 infatti è stato siglato un accordo operativo tra gli uffici di statistica eh, Roma Capitale e Città Metropolitana e attualmente è stato pubblicato il secondo rapporto. Infine c'è la sezione Open Data che contiene le informazioni di interesse generale, eh, aperto a tutti, eh, che possono essere liberamente accessibili da quiunque, sono in formato CSV. Eh, a partire dall'inizio dell'anno, quindi da gennaio, siamo venuti a conoscenza del progetto Hub della Statistica Pubblica e eh, dal primo febbraio abbiamo deciso di eh, aderire al progetto con le prime riunioni tra Comune di Roma e Istat dando la disponibilità a fornire i dati pubblicati sull'annuario statistico selezionando alcune sezioni dell'annuario, alcune tematiche e alcune tabelle per ciascuna delle tematiche selezionate. Perché abbiamo deciso di partecipare? Abbiamo deciso di partecipare per avere l'opportunità di confrontare i nostri dati a vari livelli e anche a livello internazionale, perché no? Per dare la possibilità agli utenti di conoscere, estrarre, elaborare e confrontare i dati e perché abbiamo visto comunque eh, che eh, era semplice, comunque è uno strumento semplice da utilizzare. Queste sono immagini che abbiamo fatto vedere un po' tutti. <ride> L'accesso al portale avviene tramite systemhub.isat.it. Andando a cliccare sul menu a tendina, a tendina a Hub della Statistica Pubblica Comune di Roma Capitale andiamo a vedere i nostri domini nel nostro data warehouse. Attualmente ci sono, sono presenti 12 domini, che sono le sessioni, come dicevamo prima, dell'annuario statistico e 47 tabelle, divisi appunto per questi domini, per queste tematiche che sono appunto quelle, sempre quelle principali: territorio, popolazione, salute, sociale, cultura, imprese e così via. Eh, possiamo vedere alcuni esempi. La funzionalità è stata già fatta vedere diffusamente, insomma, quindi cerco di non soffermarmi troppo su, queste, su questa parte. Comunque, eh, per esempio, questa già è una tabella che ho modificato eh, attraverso i pulsanti sopra, attraverso i criteri. Ho escluso il totale, ho lasciato soltanto sessi, sesso maschi e femmine, eh, ho selezionato solo l'anno 2016, ho invertito gli assi perché questa visualizzazio visualizzazione era quella che. E mi sembrava più, più semplice, più comprensibile per le mie esigenze, ad esempio. Adesso lo vediamo nel dettaglio, maschi e femmine soltanto, gli assi selezionati invertendo asse verticali e asse orizzontali e poi ehm, a destra eh, si vede come questa tabella, per esempio, può essere esportata nei vari formati, CSV, cioè Excel, HTML, PDF e SDMX che è poi è formato universale. Eh, attraverso questo sistema è possibile anche effettuare dei grafici. Eh, questi sono grafici molto semplici, sempre che riguardano la popolazione. Quello a destra è eh, la popolazione suddivisa per municipio soltanto per l'anno 2016. Quello in basso la popolazione per gli anni 2013-2016 per stato civile, giusto per fare degli esempi. Insomma. Eh, un altro esempio, andando a cliccare nella sezione eh, del sociale. Questi sono il numero degli asili nido per tipologia di gestione. Anche in questo caso modifica degli assi, dei criteri, eh, come abbiamo visto prima, insomma eh, la possibilità di selezionare, la possibilità di selezionare per esempio soltanto alcuni municipi. Eh, e anche in questo caso vediamo i grafici. Andando a cliccare col mouse sopra alle barre del grafico si visualizza il valore di quella, di quella colonna. Eh, per concludere... Eh, cosa ci aspettiamo dal futuro? Ci aspettiamo sicuramente un ampliamento della rete a livello nazionale e internazionale, la possibilità di riutilizzare i nostri dati arricchiti delle informazioni provenienti dagli altri enti acquisire maggiore visibilità e non da poco eh, la possibilità di snellire il lavoro dell'ufficio di statistica facendo riferimento ai dati obbligati del lab per le elaborazioni e le richieste dati. Come abbiamo visto all'inizio, noi abbiamo una diffusione di dati che è sparsa su varie sezioni del sito di Roma Capitale. In questo modo potrebbe essere un riferimento unico, uniforme e strutturato per poter eh, per poter, da poter considerare per le nostre analisi o anche per le analisi di coloro che ne usufruiscono, che usufruiscono dei nostri dati. E questo è quanto. Vi ringrazio per l'attenzione. Buongiorno, sono Teresa Mendola dell'Ufficio di Statistica della Città Metropolitana di Roma eh, Capitale. Questo diciamo, avvicendamento tra Roma Capitale e Città Metropolitana non è casuale, perché, appunto, come da, già diceva la collega, è da qualche anno che stiamo cercando di fare sistema fra i due uffici e, e, e questo sistema sta portando un, un arricchimento reciproco, perché così abbiamo una visione comprensiva del territorio metropolitano che appunto non sto qui a dirvi, è un territorio particolarmente complesso per quantità e per qualità e diversificazione interna del, eh, del territorio. E, anche le mie slide finiranno con un grazie, che però è rivolto a voi per l'attenzione che vorrete eh, fornirmi. Però vorrei cominciare anche con un grazie, perché io sono semplicemente la speaker di un lavoro che invece è un lavoro... Che, che stiamo svolgendo innanzitutto grazie a Istat e a Francesco Rizzo, ma a Loredana Milcar e Fabio Spagnolo che ci stanno assistendo in maniera importante in questo lavoro e tutto lo staff dell'ufficio. Uh, di statistica e dei nostri sistemi informativi. Mm. Io parlando per ultima, sfrutto il vantaggio dell'essere last camera perché tutta la parte tecnica già è stata eh, ben esplicitata prima. Però questo è un lavoro che non si può fare solo con gli statistici, ma eh, proprio richiede il supporto dei sistemi informativi all'interno dell'ente. Quindi l'ultimo ringraziamento: e qui chiudo con i ringraziamenti ai direttori e i dirigenti che hanno creduto in questo progetto e che quindi ci hanno fornito le, le risorse umane e materiali per poterlo eh, realizzare. La mia mh, presentazione è soprattutto il racconto di, di una storia di questo lavoro e, e quindi mh, al di là del dettaglio tecnico che appunto dicevo è già stato ben eh, spiegato e diciamo l'obiettivo e lo stimolo di questa mia presentazione è quello di dire un po' se vi ricordate il film Frankenstein Junior quando appunto, diceva si può fare, si può fare con un po' di fantasia, un po' di energia con il supporto e un buon team è un lavoro che si può fare quindi è una grossa opportunità secondo me per i, per i nostri uffici di statistica e per i nostri utenti dell'ufficio di degli uffici di statistica. Dunque, da dove siamo partiti? E il, progetto in qualche, il progetto in qualche modo eh, eh, nasce dalla conferenza di statistica di due anni fa. E quando Francesco Rizzo presentò, fece una prima illustrazione di questo progetto, e, insomma, da, da persona che ha a cuore questo ufficio, che quest'anno proprio compie 20 anni l'ufficio di statistica, quindi, eh, due aspetti soprattutto mi avevano, eh, mi avevano colpito. Uno era la possibilità eh, del data warehousing che è una cosa, un desiderio che eh, noi come tutti statistici abbiamo della diffusione del dato e però un, è un, uno strumento costoso, l'Istat ce lo dava a disposizione e l'altro elemento era quello di avere finalmente l'occasione per ingegnerizzare tutto il nostro patrimonio eh, informativo, delle volte basta l'occasione e si comincia a fare questo lavoro che non è facile, lungo e dispendioso ma questo poteva essere eh, l'occasione giusta. E in vent'anni l'ufficio di statistica insomma, ha, ha diversificato la propria eh, produzione. Qui ho messo un, diciamo, un florileggio di quello che sono le nostre cose. Il rapporto statistico che facciamo nel, dagli ultimi due anni insieme al Comune eh, di Roma, rapporti specifici come quello sul mercato del lavoro, le statistiche flash nel quale diffondiamo eh, in maniera veloce delle... Eh, delle tabelle, i working paper che invece sono dei cantieri un po' di, di riflessione più approfondita o i rapporti sul BES che sono giunti quest'anno alla, eh, alla terza edizione ma tutto questo tipo di eh, conoscenza che non è semplicemente una conoscenza speculativa noi non abbiamo l'ambizione di essere un dipartimento eh, universitario ma una conoscenza operativa, una conoscenza che noi mettiamo a disposizione degli amministratori e di chi si occupa di sviluppo e, e della pianificazione del, del territorio. Questo tipo di elaborazione, però, è un'elaborazione statica, nel senso che è un'analisi un che noi diamo a disposizione, ma, non, ma probabilmente con i medesimi dati si possono raggiungere altri risultati e altre eh, possibilità di analisi. Quindi noi volevamo passare attraverso l'adesione al progetto di System Hub ad una visione dinamica del dato, di restituire al territorio e, e, e all'utente. Quindi questo è un po' il, eh, il percorso che, che come ufficio abbiamo eh, compiuto, quello che abbiamo eh, visto prima, e soprattutto eh, questa esigenza di restituire dato nasce anche e si approfondisce negli ultimi anni proprio perché finiti i tempi delle vacche grasse, come si diceva, degli ampi finanziamenti a pioggia, i soldi oggi ci sono, ma sono soldi che vanno destinati per progetti. E i progetti devono essere ben fatti quindi ci devono essere indicatori di, di contesto la fissazione di obiettivi strategici la misurazione degli obiettivi e quindi questo serve per i piani strategici serve per il documento 1 di programmazione serve per i piani di sviluppo serve per il piano della performance serve per accedere ai progetti POR PON e, eccetera quindi è aumentata anche la, la richiesta che noi abbiamo come, eh, come ufficio quindi che cosa abbiamo fatto fino a questo punto e dove vogliamo andare? Noi abbiamo soprattutto elaborato negli anni una conoscenza approfondita delle fonti. Cioè, si parla sempre di questo diluvio dei dati, i dati a livello granulare, territoriale, di comune ci sono, ma bisogna saperli conoscere, bisogna sapere dove bisogna andarli a prendere. Noi in questi anni diciamo, abbiamo accumulato un discreto patrimonio di conoscenza in questo senso, non solo sappiamo dove andiamo a prenderli, ma negli anni abbiamo anche diciamo così, sviluppato delle relazioni con gli enti fornitori di dati per cui si sono avviati proprio dei, dei flussi di, eh, di dati. E quindi abbiamo, e, e nei rapporti è possibile leggerlo, questa, con, questa disponibilità di dati su diverse tematiche per i 120 comuni della eh, città metropolitana di, di Roma. In questo senso, la compensazione con con il comune capoluogo, eh, torna facile perché Roma ha la conoscenza dei suoi 15 municipi, noi dei 120 comuni, il territorio metropolitano ha una eh, copertura su numerosi temi totali, quindi non abbiamo eh, quello che dicevamo una volta, la ciambella col buco, oppure il buco pieno senza la ciambella intorno, forse stiamo riuscendo ad avere queste eh, rappresentazioni. Dicevo prima, si può fare, se voi vedete questa linea del tempo, non sono anni eh, di lavoro rispetto ai risultati che andiamo a, ad approfondire. Ora è vero che abbiamo detto che nel mondo delle idee questo progetto nasce già due anni fa, quando abbiamo sentito dell'esistenza del progetto. Ma cominciamo a lavorarci in primavera-estate del 2017. E seguiamo anche i moduli formativi di Istat e proviamo anche a chiedere dei fondi specifici questo, per questo progetto. Partecipiamo a un bando PON, il, il progetto piace, ma non abbastanza per avere i finanziamenti, quindi siamo diciamo, arrivati i primi degli esclusi. Ma questo non, non toglie che forse in un, in un prossimo bando qualche risorsa in più riusciamo ad averla. E, ma, riusci ma decidiamo di andare avanti lo stesso. Quindi a febbraio cominciamo il lavoro insieme ai colleghi di di Roma Capitale e soprattutto insieme ai colleghi di Roma Capitale, anche e i colleghi dell'Istat ovviamente, cominciamo a scegliere quali dati, con quali dati andare ad alimentare il Sistanab e formiamo il gruppo di lavoro con questa mh, modalità light di formalizzazione che secondo me funziona perché abbrevia i tempi e anche i nostri vertici sono contenti di non mettersi in mezzo a meccanismi troppo complicati. Non so cosa ho fatto. E, mh, altro passaggio molto eh, importante, cominciamo nella primavera di quest'anno a predisporre la piattaforma eh, informatica, perché qual è la, diciamo, il punto originale diciamo, della partecipazione della città metropolitana rispetto alle presentazioni che abbiamo visto fino ad oggi? Che noi scegliamo di impiantare l'infrastruttura eh, informatica nel nostro server. Che dunque è residente presso le nostre risorse del sistema eh, informativo. E, e Dopo diciamo, la, la predisposizione dell'infrastruttura informatica e la scelta dei dati, cominciamo a popolare eh, queste, questo albero con le tabelle. E quindi, ehm, diciamo questo qui è un po' la, come ci siamo organizzati nel gruppo di lavoro, la città metropolitana appunto con l'ufficio di statistica che bada ai contenuti, i sistemi informativi che badano alla predisposizione della piattaforma, Istat che ci segue costantemente con assistenza tecnico-metodologica e la collaborazione con Roma Capitale con la quale faccio, continuiamo a fare eh, riunioni cercando di dare una coerenza logica e di contenuto ai dati che andiamo a, a pubblicare. Dicevamo, il punto di, diciamo, di, di, di diversità rispetto alle, alle cose che abbiamo visto fino adesso è questa scelta di eh, installare eh, l'infrastruttura informatica residente presso i nostri eh, eh, server. Allora, il vantaggio qual è dal punto di vista della produzione e della pubblicazione del, del dato? E che noi abbiamo, appunto eh, il server è il nostro, quindi le risorse di spazio sono quelle che sono a nostra eh, disposizione e così come tutta la gestione della sicurezza informatica è gestita in, eh, in autonomia. E possiamo appunto eh, fare in modo che il, i, chi eh, accede al nostro dato vi accede tramite la nostra piattaforma, ma è anche su quella su di Sistan. Eh, Uh, hub. E, mh, e quindi diciamo il, il vantaggio che viene dato al sistema è che eh, noi, oltre a mettere a disposizione delle risorse umane, mettiamo anche la distribuzione delle risorse fisiche proprio di residenza dei dati di sistema presso il nostro uh, server. Ah, vi devo far vedere, appunto, noi vi accediamo tramite quell'URL che sta lì, come vedete dati statistici cittametropolitana.gov.it questo ovviamente l'abbiamo rivisto in tutte le salse oggi, però velocemente, come vedi attualmente il nostro albero, che è quello di città metropolitana, si compone di dieci eh, domini che abbiamo in, in intenzione di implementare inserendo una sessione di confronto con le dieci città metropolitane, perché questo comunque è una modalità di analisi che noi adoperiamo sempre nell'ambito dei nostri eh, rapporti, Vogliamo inserire anche una sessione BEST perché anche questa fa parte della nostra produzione di, di dati e la cosa importante è vogliamo cercare di implementare e incrementare il sistema eh, di System Hub anche con i nostri dati di cui noi siamo proprietari, che dicevamo fino ad oggi è un lavoro profondo fatto con le fonti soprattutto delle autorità nazionali, autorità non, non system, ma comunque autorevoli da questo punto di vista, ma vorremmo cercare di implementarlo anche con quelli che sono i nostri dati, soprattutto a partire dai dati di contabilità che ad oggi sono quelli più standardizzati. In questo senso partiamo da un vantaggio perché attualmente il nostro ragioniere generale è anche il eh, responsabile dei sistemi informativi, quindi non dovrebbe essere difficile passare da questa prima... <ride> fase di eh, popolamento delle, delle tabelle più statistiche anche questa del, ehm, dei sistemi dei dati contabili questo è un'ulteriore un, un esplosione del, dell'albero come vedete l'originalità è che ci sono per ogni dato i 120 comuni è riferito a un, ognuno dei 120 comuni della eh, città eh, metropolitana vedete ho messo appunto a, a, sotto economia e lavoro c'è il reddito, sotto territorio c'è tutta una serie di, eh, di variabili. E l'altro punto eh, originale è che non solo i dati sono disponibili per i 120 comuni, non solo per ciascuno dei 120 comuni è possibile ricostruire serie storiche di andamento del, del dato, ma abbiamo predisposto il sistema in maniera che si possono anche fare delle eh, aggregazioni di livello submetropolitano o di aggregazioni dei comuni. Questo perché? Perché mh, molte delle attività di pianificazione vengono fatte non a livello comunale ma a livello di eh, ambiti ottimali. Per esempio qui ho fatto il, il caso dei eh, dati de, relativi al, all'istruzione dove è possibile eh, lavorando con... La, eh, con um, i pulsanti della parte superiore, aggregare già per ambito territoriale scolastico, per ex distretto. E la stessa cosa non la possiamo fare per distretto sociosanitario o per, solo per le aree interne o solo per i comuni costieri o solo per i comuni piccoli. Abbiamo già predisposto il sistema informativo in maniera che sia possibile fare questo tipo di, di aggregazione. Mm, come ci muoveremo nei, no nei prossimi... Eh, mesi. Innanzitutto, eh, continuare questo studio delle fonti e andare a cioè, incrementare quello che è il patrimonio informativo disponibile per i 120 eh, comuni, e quindi andare ad aumentare le tabelle. Che io ho messo 30, probabilmente siamo arrivati a 35 nel frattempo perché è un lavoro eh, in fieri incrementare le serie storiche perché adesso stiamo predisponendo le architetture ma una volta che l'architettura della tabella è pronta poi diventa abbastanza facile andare a ripopolare le, le serie eh, storiche e appunto andare a popolare quelle dimensioni che ancora non sono presenti cioè il confronto benessere e dati contabili archivi e amministrativi e poi e questo cominceremo già eh, nell'autunno cominciare la, eh, la, la diffusione del prodotto un momento, nel momento in cui avrà una sostanza presentabile anche eh, all'esterno presso il territorio. Eh, proprio per cercare anche una modellistica che consenta di passare dall'interrogazione del database alla costituzione, ad esempio, del, dell'analisi di, di contesto per i documenti di eh, programmazione, sia il DUP sia il piano della performance. E poi consentitemi di finire. <ride> o, eh, intitolato quest'ultimo paragrafo pensare in grande perché se non si hanno grandi pensieri non si riescono neanche a avere piccole azioni perché i piccoli pensieri poi non, non danno luogo a grandi progetti quindi proviamo anche a pensare in grande poi non tutto eh, riusciremo a realizzare ma questo non deve dare frustrazione deve essere un po di stimolo per poter andare eh, a, avanti quindi che cosa eh, dove vogliamo spingerci innanzitutto vorremmo che lab della statistica pubblica residente in città metropolitana diventa, diventi lab della statistica dei comuni del territorio, quindi che una volta mh, sulla scena di quello che riusciamo a fare noi, cioè di caricare i nostri dati d'archivio amministrativo anche i comuni possano farlo e quindi al di là dei dieci domini che sono tematici, anche noi ci piacerebbe avere poi dei, dei rami di albero che siano rappresentativi dei comuni, quindi io cliccando, non so, eh, Anguillara posso avere dei dati riferiti a quel, eh, a quel territorio. Questo che cosa vuol dire? Che noi lo sappiamo che gli uffici di statistica a livello comunale, soprattutto adesso con i censimenti continui, hanno sempre meno spazio, tempo e risorse per le elaborazioni e, e, e per gli studi. Noi vogliamo fornire un supporto, diventare noi hub statistico dei, eh, dei comuni. E, mh, vorremmo che eh, la nostra esperienza, e anche il senso di questa presentazione, rappresenti un'esperienza prototipale esportabile anche ad altre realtà e questo contiamo di farlo attraverso proprio il lavoro di rete che noi costantemente facciamo nell'ambito dei nostri organi associativi, sia ANCI eh, che UPI. Quindi speriamo di poter essere contagiosi anche per le altre città, per le metropolitane o per gli altri territori di area, eh, gli altri enti di area vasta come le. E le province. E l'altra cosa è arrivare ad una rappresentazione più semplice anche su carta geografica di quelli che sono i dati statistici. Ho visto qui ci sono le colleghe del GIS che ho invitato e spero che sappiano cogliere insomma, queste potenzialità. Noi lavoriamo già molto bene insieme, sarebbe carino per il futuro creare un nesso eh, diretto fra queste cose. Grazie per l'attenzione e il gruppo di lavoro. Allora, nel ringraziarvi tutti, eh, siamo tremendamente in ritardo perché fra cinque minuti inizia la sessione plenaria, solo due, due riflessioni, non abbiamo neanche tempo per mh, una domanda e risposte come tempo, però eh, tutte le presentazioni penso che hanno indicato cosa hanno trovato di utile nel partecipare al lab, questo è importante, parto proprio dalla fine, quest'ultima presentazione che ha l'ambizione di, di riutilizzare gli stessi strumenti. Anche per altri scopi, cioè lo scopo, per esempio, di crearsi, quindi utilizzare lo stesso strumento, quindi non investire ancora, ma avendo già investito, si fa per dire perché, come abbiamo visto, tutti gli strumenti informatici sono free e open source. Eh, per eh, andare verso proprie esigenze. Solo un'informazione che mi ero dimenticato di darvi. A fine anno si spera massimo entro il primo ehm, trimestre del 2019, i tool che avete già utilizzato per quelli di voi che l'hanno già utilizzato, sono sotto fase di ringegnerizzazione. Noi abbiamo un grosso vantaggio, quello che, durante la formazione, raccogliamo le esigenze, come oltre a testare i tool durante la formazione. Dove è meglio testarli? Le persone che iniziano sul momento a utilizzare i tool. E stiamo ringegnerizzandoli. Per quanto riguarda proprio quindi l'applicazione Hub, eh, stiamo lavorando insieme all'Oxe, ad Eurostat, per tirar fuori un, un Data Explorer, una, un, un sistema per esplorare i dati, attualmente anche nella forma di Hub, che eh, presenterà anche caratteristiche, eh, mh, oltre alla mh, rappresentazione tabellare, con tabelle, molto, quindi tabelle molto, molto sofisticate, alla presentazione di grafici vettoriali, quindi da poter incorporare facilmente nelle pubblicazioni, anche l'interconnessione con le mappe. Eh? Quindi è tema. Io ringrazio a tutti voi dell'attenzione, eh, eh, per quelli che eh, ah, ah, hanno da chiedere qualcosa ci potete sempre contattare anche via email grazie tanto

che ci lavorano, è diciamo, una cosa migliore. Sì. Ma secondo me, siccome i colleghi delle regioni adesso sono più che curiosi, conviene che la facciamo che magari la organizziamo lì a Cisis, poi facciamo una presentazione a tutti. Gli...